Ciao bimbi, bentornati per una nuova piccolissima recensione. Stavolta purtroppo negativissima, bruttissima esperienza. Allora, sono qui per presentarvi un cavo di cui non so neanche se posso fare il nome, perché sicuramente qualcuno mi infamerà, mi arriveranno le denunce. Credo che mi arrivino le denunce, però non me ne frega una sega. Ecco, io ho comprato su un noto sito, notissimo sito, online, quindi, errore mio, questo cavo simpaticissimo qui, lungo 4,5 metri, di una marca molto rinomata, di cui, vai, forse è meglio non fare il nome, Planet Wave, e, che, insomma, sulla carta dovrebbe essere un gran bel cavo da quasi 30 euro, e con ottimi connettori, dorati, piripipiripipiripa, bello, resistente, tutto, di quelli che si smontano e si montano, figo. E in più questo cavo ha la caratteristica di avere l'interruttore per staccare, cioè per, come è che lo chiamano loro, comunque un break momentaneo della corrente per far sì che quando levi il jack tu sia sicuro del fatto che il circuito è interrotto. Quindi potresti, sulla carta, lasciare l'ampli attaccato, premere il pulsantino, staccare il jack dal basso, sereno e tranquillo, e poi spingere tutto il resto. Beh, comodo, onestamente, ho detto, bah, è una cosa in più, chi se ne frega, cioè c'è o non c'è, a me fa poca differenza, onestamente. Però era così, me l'avevano consigliato, li ho presi. E siccome ero senza cavi, ne ho presi tre. Bene, uno mi è durato tipo mezz'ora. Cioè, tempo del soundcheck, sono arrivato al soundcheck, l'ho montato e l'interruttorino ha cominciato a fare falsi contatti. Anche io naturalmente ho scritto al famoso sito e che me ne hanno mandato un altro in sostituzione molto carinamente. Ne avevo altri due. Insomma, fatto sta che quindi mi sono ritrovato con quattro cavi e nel giro di un mese tutti e quattro sti cavi presentano tutti e quattro lo stesso difetto. Quindi, che cosa dovete fare di questi bellissimi cavi che costano 30 euro l'uno? O te li metti al... Oppure, dato che c'hanno il jacchettino che si stacca, gli stacchi sto cavolo di coso e... questo, che c'è il cosino, ti ricompri delle pipette, ce le rimonti e finalmente hai un cavo valido. Quindi, niente, questo finisce qui. Per sconsigliarvi di comprare robe molto strane, volete un cavo? Comprate un cavo, semplice, il cavo deve fare il suo, cioè metti il jack, arriva il jack, fine, fa il suo segnale. E non comprate sta roba, ok? Perché magari vi può andare bene, perché sulla carta sembrano molto molto belli, ma a me questa invenzione del pippolino mi ha un po' deluso. Quindi, ragazzi, fine qui, bad recensione, bad review, pessima bad review, non comprate questi cavi. O perlomeno, se volete spendere i vostri soldi, comprate questi cavi e poi non dite che non ve l'avevo detto. Alla prossima, ciao!